Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupavi la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dove il mistero, la tua complicità. Ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Allora, siccome sono a Sengverich, come ho detto, la maggior parte hanno inviato le loro poesie, poi c'è stata la giuria che ha premiato la numero uno che avremo, poi intervisteremo pure. Sono tre che sono presenti questa sera, quindi i pergamini, le altre le daremo personalmente a loro quando ci rivedremo, quando ci saremo, li spediremo. E quindi. Allora, siamo quasi in conclusione, però arrivo. Allora, chiediamo prima la dottoressa professoressa Maria Luisa Neri, un minuto, un secondo solo. Se può venire, un applauso. Madre di violino di ora alla Chiesa Parola di Santa Cecilia, però è psichiatra. Batteria scarica. Quindi psicologa. Però ci piace molto la musica, presidente di varie associazioni, arte suonare se non sbaglio, poi ha collaborato e ha prodotto per la RAI, per la Radio Svizzera Italiana, per Rino di Verona. E soprattutto adesso conduce anche una radio
o per giornale, insomma, per i giovani talenti. Ma io voglio prima fare una domanda. Questa differenziazione tra psicologa e poi conservatorio e quindi violinista e viola. Diciamo che l'amore per la musica è nata quando ero ancora bambina, quindi ho effettuato tutti gli studi in conservatorio, sia per il violino, e poi mi sono diplomata in seguito anche in viola. Contemporaneamente ho fatto l'università e quindi quello che mi piaceva proprio esplorare era l'animo umano, e è stata d'obbligo la scelta della facoltà di psicologia. Ma chiaramente quello che poi è stata la mia passione è stata la musica, quindi è quello che io ho perseguito in seguito con l'insegnamento e anche con, diciamo, fondando questa associazione che si chiama Arte del Suonare, dove do spazio a quelli che sono tutti i talenti italiani, e sono particolarmente orgogliosa di questo perché avendo un figlio appunto violinista e in carriera, io ho visto che in Italia purtroppo troppo spesso si dà spazio a musicisti stranieri, e perché magari fa più in, sì, come il calcio, come in tanti settori, e vengono trascurati invece quelli che sono i nostri talenti. E vi assicuro che noi di musicisti italiani ne abbiamo tantissimi, ma veramente ad alto livello. Tutti i giovani diplomati col massimo dei voti, perfezionati sia all'estero che in Italia, insomma, con risultati eccellenti, che purtroppo invece non vengono valorizzati. E questi ragazzi e le loro famiglie, che fanno tanti sacrifici, non hanno spazi. E quindi la mia associazione ha questa caratteristica peculiare, appunto, di valorizzare proprio i nostri musicisti. E infatti noi organizziamo concerti a Roma per dare modo a questi giovani di affrontare il pubblico, di farsi conoscere, e piano piano, anche se non abbiamo fondi di nessun tipo perché non abbiamo nessun tipo di aiuto, piano piano cerchiamo di comunque di portare avanti questa attività. Ecco. Cioè, infatti, la piccola orchestra romana. E comunque, visto che anche come psicologa era sulla specializzata nell'età di apprendimento, quindi giovani, è amante dei giovani, quindi, come ha detto lei, di talenti ce ne sono molti, ma c'è un problema proprio ultimo a Roma, se non vado errato, per il cuore. Insomma, non vogliamo fare polemiche, però è un giudizio suo. Il mio giudizio è veramente negativo su quello che sta succedendo a Roma, perché hanno pensato di licenziare coro e orchestra al Teatro dell'Opera di Roma. È una cosa gravissima. Cioè facendo credere alle persone, io ho sentito varie trasmissioni in TV, facendo credere alle persone che il problema del deficit romano sia nel appunto del Teatro dell'Opera, sia nel corrispondere gli emolumenti agli artisti. In realtà gli artisti sono totalmente incolpevoli, e secondo me loro farebbero bene a guardare quelli che sono i compensi stratosferici che danno a certi maestri, a certi direttori, a certi altri. Sì, insomma, io veramente sono allucinata di questa situazione, dove tanti colleghi che hanno appunto effettuato un concorso, vinto il concorso e quindi dedicato la loro vita a quello che era l'attività del teatro, adesso si ritrovano esternalizzati, come dicono loro. E, insomma, è una cosa veramente inconcepibile, e questo fa parte anche di un altro disegno che si sta cercando di perpetrare in Italia, dove tutto deve venire precarizzato in qualche modo, quindi anche il lavoro dell'orchestrale, del corista, soppiantato con quello che si offre a meno prezzo. Non esiste, perché nella musica non funziona così. L'orchestra suona bene quando è affiatata, quando sono gli stessi che lavorano insieme, che si conoscono e che riescono quindi a fare un ensemble.
No, le orchestre raccogliticce che si risentono in giro, purtroppo la cultura italiana è a un tale basso livello in campo musicale che non ci si rende neanche più conto di quello che è il livello appunto scadente dell'aspetto musicale, ma non si riesce più a fare la differenza tra un'esecuzione fatta bene e un'esecuzione mediocre, e questo è un imbarbarimento della cultura inaccettabile, secondo me. Adesso ci vuole il violino, però la prossima volta. Di un cucù, volteggio con un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tubule e le scarpette bianche, seguendo mellifula sdolcinata, sviolinata. Oh, come bello il ballo del mio cigno! Intanto il vento di ponente ha sbrindellato stoppini e maschere, sconvolge e ricompone, superbo. Il moto andante maestoso si pari nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere eclessivra, ma non sarò battacchio in dondolo per indicare l'ora di un cucù. Rastrelli, rostri, i raggi scanalati della ringhiera all'ombra, quei ferri allungano riflessi scuri, in lungo e lungo il dosso del selciato, mai sempre, ancora, sconnesso, incontro e contro il bordo a trono di petunie. Non dirmi il senso delle grate, del su per giù, o il per di più del nostro averci offesi. Io non ti credo. In fughe martoriate, insonni, tra i tasti picchettati, e tu abbagliata al falo che genera le ombre, senza badare al sole che non rifiuta il paragone, in questa notte distrutta, accartocciata, delle bolle, ma è più sigillo di tre birre, illuso anticipo, ascolto di ciò che mi direi domani, quando, ma forse quando, per me non più mistero, dimostrerai il tuo godere entro gli ostacoli e gli enigmi, mentre io muovo, in passi a salto di cavallo, sulla scacchiera di case bianche monile, e dove zero è inesistente giallo. Fissa.
indossando occhiali scuri che coprono, spiaccicato, impiastricciato, rimmel, rivoli intorno alle tue occhiaie, saprò che il nostro tempo lungo e stupendo è stato solo una corrida senza senso. Il battito, t'ho scorta, martoriarmi con l'amico, ho consumato suole per seguirti, e tu, il fin di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace, t'ho vista, come sempre offrirmi i fiori, lo sguardo aguzzo, spacciatamente trasparente, carta velina scopriva la tua ansia. Ti udivo, soliloqui irsuti anatemi, precettori di soli molesti, il pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, recettori di suoli molesti, mentre il divino, lentamente, tornava negli abissi del suo nulla. Collima il mondo dei contrari, aliena è solo la speranza. Le Casey G montare con me su rock and roll del sesso, ma di rimane.